Il grande discorso della montagna, che occupa i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo secondo Matteo, è un'opera redazionale con cui l'Evangelista ha raccolto gli insegnamenti di Gesù in forma di logia, organizzandoli in modo tale da proporre una formazione di base per la comunità cristiana. Il grande portale che apre questo discorso è costituito dalle beatitudini, le congratulazioni che il Signore fa a coloro che lo ascoltano annunciando che Dio è dalla loro parte. Questo è il motivo che li rende beati che offre la possibilità di essere felici. Il seguito del discorso si organizza con diverse tonalità particolari. Anzitutto troviamo due detti in cui Gesù afferma ai discepoli, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo non è un invito a essere è una dichiarazione voi lo siete il fatto che Gesù sia la sapienza dà sapore ai discepoli proprio perché Gesù è la luce illumina i discepoli li accende per cui i discepoli diventano a loro volta luminosi. Questa azione di dare sapore e dare luce viene considerata da Matteo come il compimento della legge, non la sostituzione, ma la realizzazione. Lo dice chiaramente, non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Questo è il principio teologico degli scribi cristiani della scuola di Matteo. In dialogo, e spesso in polemica, con la sinagoga giudaica, questa scuola di scribi non si oppone alla legge e ai profeti, cioè all'Antico Testamento, l'accoglie perfettamente e ritiene che Gesù non sia il superamento dell'antica legge, ma il compimento. Così l'Evangelista ha raccolto una serie di antitesi, si chiamano così tecnicamente, sono cinque formule in cui si contrappone quello che hanno detto gli antichi a quello che adesso dice Gesù. Non si tratta però di un cambiamento della legge, ma di un approfondimento, di una realizzazione, di un compimento. Gesù porta alla pienezza la proposta di Dio. Gesù conosce l'intenzione originale del legislatore che è Dio e la sua presenza permette di realizzare veramente in pieno quello che il Signore vuole. Non si tratta di cambiare le regole. Si tratta di comunicare all'uomo la possibilità di vivere ciò che Dio chiede. La novità non è nella normativa, ma nella persona di Gesù. Il fatto che lui ci sia, il fatto che lui comunichi il proprio amore all'umanità, è l'elemento nuovo, è ciò che determina il cambiamento. Al centro del discorso, a metà del capitolo 6, che è quello centrale, fra 5 e 7, troviamo il Padre nostro. Il cuore del discorso della montagna è la relazione filiale dell'uomo con Dio. Scoprire questa dignità Vivere questa relazione permette la novità. Il centro fondamentale del discorso di Gesù è l'annuncio della paternità di Dio e l'insegnamento della preghiera del Signore è il cuore di questa catechesi. Al capitolo 6, dunque, versetto 7, troviamo questo logion detto proprio di Gesù che insegna a pregare. Pregando non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Il paragone è con i pagani, cioè con quelli di altre religioni. È un discorso importante che era molto sentito per Israele che si differenziava da tutti gli altri popoli e per la comunità cristiana, piccolo gruppo in mezzo ad un mondo che aveva altre mentalità e altre religioni. La comunità cristiana si è sviluppata in un ambiente greco-romano che aveva una struttura e una mentalità religiosa. Non era un mondo ateo, era un mondo religioso ma diversamente religioso rispetto al messaggio centrale di Israele e alla pienezza della rivelazione di Gesù. La mentalità dei pagani è quella di chi crede di essere ascoltato da Dio a forza di parole. È una mentalità istintiva e finisce per essere anche la nostra mentalità, cioè pensare che a forza di parole riusciamo a convincere il Signore e moltiplicare le parole, dire tante preghiere, è un vizio abbastanza comune, diffuso per le persone religiose. Gesù adopera una espressione forte quando afferma: non sprecate parole, come i pagani, non siate come loro. Viene chiesta una distinzione, una differenza che sta nella qualità della relazione. Voi avete un padre che vi conosce e sa di quali cose avete bisogno e vuole lui stesso il vostro bene. L'idea di fondo è la rivelazione di Dio, non è la preghiera dell'uomo l'aspetto morale determinante, ma è l'essere di Dio, oggetto della predicazione di Gesù. Dio è padre, Dio vi conosce, Dio sa le vostre esigenze, Dio vuole il vostro bene. Ci vogliono tutte queste cose, perché potrebbe sapere ed essere disinteressato, potrebbe volere diversamente. Gesù rivela che Dio è un padre buono, affettuoso, premuroso, che si prende cura delle sue creature, conosce, può, vuole. Quindi non dovete convincerlo. Voi dunque pregate così. E segue l'insegnamento della preghiera del Signore. È una formula, ma è soprattutto un modello. Noi l'abbiamo imparato e lo ripetiamo abitualmente, ma il Padre nostro, più che una preghiera, è un modello di preghiera, è un insegnamento sullo stile della preghiera cristiana. È presente anche in Luca che però propone un testo un po' più breve. Ecco un altro indizio di tradizione apostolica a cui è subentrata la redazione evangelica. Matteo presenta un testo più completo con sette invocazioni. Particolarmente attento ai numeri, Matteo ha voluto completare l'orazione portandola alla pienezza del sette e organizzando queste sette domande in tre più tre con una centrale. Sono formule che possono essere state trasmesse anche slegate. Sono espressioni di preghiera, atteggiamenti, formulazione di desiderio, elementi sintetici che dicono lo stile della relazione con Dio. Anzitutto l'invocazione, Padre nostro che sei nei cieli. Non Padre mio. C'è un riferimento comunitario, non è una preghiera individualista. Anche quando la dico da solo, mi rivolgo a lui chiamandolo Padre nostro. Per cui non prego da solo, ma prego sempre con i miei fratelli, riconoscendo che la persona di Dio con cui entro in relazione non è solo per me, ma è il Padre di noi. E non è a livello terreno, ma è quello celeste. L'immagine del Padre richiama una dimensione di esperienza comune, ma non è l'esperienza comune dei padri che mi permette di capire come è Dio. È proprio la rivelazione di Dio, Padre che è nei cieli, a far comprendere come devono essere i padri. Sulla terra. È pericoloso eh, dire, ad esempio, a un ragazzo: Dio ti vuole bene come tuo padre. Potreste parlare a qualcuno che ha una pessima esperienza del padre. È possibile anche questo. E quel ragazzo potrebbe risponderti: Se Dio mi vuole bene come mio padre, sono rovinato. O rifiuto Dio come ho rifiutato mio padre. Allora non è l'esperienza umana che ci fa capire Dio, ma è la rivelazione di Dio che ci aiuta a diventare uomini, a diventare come dobbiamo essere. Dio è il padre per eccellenza, è il modello e la rivelazione di Gesù precisa il suo modo di essere. Di fronte a questo Padre di cui ci fidiamo, le nostre preghiere sono anzitutto orientate a Lui. Le prime tre invocazioni sono caratterizzate da realtà che riguardano Dio. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno sia fatta la tua volontà. Sono tre desideri di fondo che non riguardano noi ma Dio. Questo si chiama cercare prima il regno di Dio, avere fame e sete della giustizia di Dio. Desidero che sia santificato il tuo nome. Non sto dando un ordine a Dio, ordinandogli di santificare il suo nome, ma sto esprimendo il desiderio che il nome di Dio sia riconosciuto come santo. Il nome nel linguaggio biblico è la persona, in quanto conosciuta, amata, stimata. Il nome di Dio dunque è il modo con cui Dio viene conosciuto. Santificare il nome vuol dire mostrare la qualità santa di Dio. Santo è il modo di essere di Dio, che è diverso da tutto il creato. Dio è altro, è distinto, differente da quello che conosciamo. Il suo comportamento è santo. Santificare il nome vuol dire rivelare veramente chi è Dio, come è Dio. Se usassimo un'espressione semplice, quasi infantile, noi potremmo impiegare l'espressione far fare bella figura è quello che eh, talvolta i genitori raccomandano ai bambini. Mi raccomando, non farmi fare brutta figura. Perché se un bambino si comporta male in modo maleducato, chi lo vede biasima i genitori. Non gli hanno insegnato. Guarda come hanno allevato questo figlio. Il bambino Fa fare brutta figura al papà perché sembra che il padre non lo abbia educato. Quante volte invece i genitori hanno insegnato molto bene, ma i figli non vogliono imparare. Noi, in quanto figli di Dio, rischiamo seriamente di far fare brutta figura. Al nostro Padre che è nei cieli, perché vedono noi e disprezzano Lui. Se i salvati, se i figli di Dio si comportano così, che padre hanno? Che cosa gli ha insegnato? Evidentemente non riesce a fare niente con questi figli, quindi non è apprezzabile. Il primo desiderio nella nostra preghiera è. Sia santificato il tuo nome. Desideriamo mostrare chi sei nel modo giusto. Vogliamo farti fare bella figura. Secondo, desideriamo che venga il tuo regno. Non è che il regno di Dio viene se glielo chiediamo noi. Se noi non glielo chiediamo non viene. È il nostro desiderio. Gesù insegna ai discepoli a desiderare il regno, cioè che sia Dio a regnare, a comandare, a guidare. Quando dico venga il tuo regno, io sto esprimendo un mio desiderio di fondo. Desidero che tu, Signore, regni nella mia, nella nostra vita, nel mondo intero. Sia fatta la tua volontà. Non è rassegnazione, non è accettazione passiva, fai come vuoi, ma è il desiderio che il progetto di Dio si compia. Forse ci aiuta a comprendere meglio aggiungere una contrapposizione. Sia fatta la tua volontà, non quella degli altri. Desideriamo che si realizzi il progetto di Dio, non che altre forze, altre opinioni umane comandino, determinino la nostra storia. La tua volontà. Desideriamo che il tuo progetto si compia. Come l'hai pensato in cielo, così si realizzi in terra. Questa formula segna il passaggio dalle realtà di Dio, il nome, il regno, la volontà, alle realtà terrene umane. E difatti, la seconda parte del Padre nostro comprende cose nostre, a cominciare dal nostro pane. È una richiesta positiva. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È la sintesi di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. È la formula di preghiera in cui supplichiamo il Padre di darci quel che ci serve oggi, per quel che serve oggi, a domani, penseremo domani. E soprattutto chiediamo il nostro pane, non chiediamo che piova un pane dal cielo, ma che ci dia la capacità di farci il pane. Dacci il nostro pane. È l'impegno a collaborare, non a aspettare che piova tutto dal cielo. Chiediamo la grazia a Dio che faccia crescere. E noi ci mettiamo il lavoro per fare il pane. Le altre tre domande, le ultime della serie, mostrano il lato negativo della nostra storia. Il peccato, la tentazione, il male. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il concetto di peccato è espresso con l'immagine del debito. C'è qualche cosa che noi dobbiamo, che manca e c'è la richiesta di un condono. È la supplica della misericordia di Dio che colmi le nostre lacune, che rimedi ai nostri difetti e che ci dia la capacità di fare altrettanto con gli altri. Non è che il nostro perdono determina quello di Dio, non siamo noi la misura dell'amore, perdonaci nella misura in cui noi perdoniamo, ma continua a perdonare e noi in forza del tuo perdono ci impegniamo a fare altrettanto. Non abbandonarci alla tentazione, così ha reso la nuova versione, e aiuta a comprendere meglio il senso della forma tradizionale, non ci indurre in tentazione. Di per sé a livello linguistico è corretta anche questa formula, solo che deve essere un po' interpretata. Dio non ci spinge al male, se ci mette alla prova è per la nostra verifica e il nostro miglioramento. Indurre in tentazione vuol dire abbandonare nel momento della prova. Non ci indurre, cioè non ci abbandonare, non lasciarci andare. Anche qui notiamo che le preghiere sono sempre al plurale. Dacci Rimetti a noi, non ci abbandonare, ma liberaci dal male. È la preghiera del bambino che chiede al papà, tienimi per mano in questo momento in cui percorro un sentiero pericoloso. Nel momento della prova, della difficoltà, non ci abbandonare, ma al contrario, liberaci da ciò che è male o potrebbe essere anche in forma maschile liberaci dal maligno dal malvagio liberaci da tutto ciò che è male sii tu il nostro liberatore è la preghiera di Gesù diverse di queste formule rientrano nella predicazione abituale di Gesù e nella sua preghiera Gesù prega così il padre perché è figlio. In Gesù noi siamo diventati figli. Grazie a lui abbiamo accolto Dio come padre e impariamo a pregare, impariamo cioè a relazionarci con lui con piena fiducia di figli.